Gli chiediamo se effettivamente il valore di mercato a cui è stato conferito nel FIP è un valore corretto, se l'affitto che è stato pagato appunto è un valore corretto o se è un affitto troppo alto. Chiediamo appunto poi di far luce su cosa è successo, perché è stata appunto annullata quell'indagine conoscitiva sugli immobili. Perché chiediamo, perché è stata annullata, perché non è stato trovato un altro immobile per dare appunto spazio agli uffici, e chiediamo poi veramente di fare la più attenzione possibile su quello che sta avvenendo appunto per la dirigenza all'interno dell'Agenzia delle Entrate. Grazie. Grazie. Onorevole Pesco, il sottosegretario per l'economia e le finanze Zanetti ha facoltà di rispondere. Prego, sottosegretario. Grazie Presidente. L'immobile oggetto dell'interpellanza, sito in Napoli, via De Gasperi, Civici 16-18, rientra tra quelli oggetto dell'operazione di dismissione immobiliare a favore del Fondo Immobili Pubblici. E detto immobile è stato individuato con decreto dell'Agenzia del Demanio del 17 settembre 2014 e apportato al fondo con decreto ministeriale del 23 dicembre 2004, chiedo scusa, quindi anche il decreto del 17 settembre 2004 e non 2014. Il valore di mercato dell'immobile, in base alla valutazione effettuata dall'esperto indipendente all'epoca dell'operazione, è stato stabilito in 12 milioni e 500 mila euro. L'immobile risulta in uso all'Agenzia del Demanio e all'Agenzia delle Entrate, ex territorio, per un canone complessivo annuo pari a 1.7.833,82 euro ed è ancora di proprietà del Fondo Immobili Pubblici. I canoni dell'intero compendio immobiliare FIP sono stati determinati ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 24 dicembre 2004 sulla base di parametri di mercato e periodicamente rivalutati in base sia alle variazioni Istat sia ai motivi legati alla gestione. L'Agenzia del Demanio ha esercitato il diritto di recesso previsto contrattualmente dall'articolo 4.7 del contratto di locazione relativamente all'immobile ubicato in via De Gasperi numero 16, su richiesta dell'ex Agenzia del Territorio del dicembre 2010. La dismissione rientrava in un più ampio progetto che prevedeva la riunificazione di tutti gli uffici di Napoli in un'unica sede offerta dall'Agenzia del Demanio denominata ex Convento di Sant'Eframo. La realizzazione del progetto non è stata più possibile a causa dell'onerosità degli interventi di ristrutturazione e in seguito alla successiva integrazione dell'Agenzia del Territorio nell'Agenzia delle Entrate, che ha modificato le esigenze allocative. Nel 2012 l'ex Agenzia del Territorio ha avviato una ricerca di mercato, conclusasi senza esito. Nel corso del 2014 è stata esperita una nuova indagine di mercato per l'individuazione di un nuovo immobile, successivamente revocata in seguito alla rielaborazione del piano di riorganizzazione logistica degli uffici di Napoli, dovuta all'impossibilità di rilasciare la caserma Bianchini di Piazza Duca degli Abruzzi. Si fa presente che il progetto di razionalizzazione della città di Napoli, predisposto ai sensi dell'articolo 24,2 del decreto legge 24 aprile 2014, numero 66, è quello di trasferire il personale dell'ufficio provinciale di Via De Gasperi, per un totale sostanzialmente di 181 unità lavorative, presso la sede della direzione regionale in Via Diaz. Quest'ultimo immobile, tuttavia, necessita di importanti interventi di ristrutturazione e messa a norma, la cui realizzazione non appare compatibile con la stringente tempistica di rilascio della sede di Via De Gasperi, previsto per il 30 giugno 2015, termine nel corso del quale verrebbe applicata una penale pari al 50% del canone di locazione. Nelle more dell'esecuzione dei lavori si ipotizza pertanto il trasferimento temporaneo presso l'attuale sede dell'ufficio territoriale di Napoli 2 di via Monte Donzelli. Al fine di garantire la contemporanea presenza dei due uffici, circa 110 unità dell'ufficio provinciale verranno trasferite a via Monte Donzelli, con contestuale trasferimento presso la sede di via Diaz di due team di controllo delocalizzati, e le ulteriori 60 unità invece direttamente presso la sede di via Diaz. 10 unità vengono trasferite presso 5 uffici territoriali della provincia di Napoli. L'Agenzia delle Entrate precisa che il quartiere di Napoli Vomero Arenella, ove è ubicata la sede di via Monte Donzelli, è tra quelli più adeguatamente serviti dai mezzi pubblici, 3 funicolari, 4 fermate della metropolitana e numerosi autobus, e non in serie difficoltà a livello di trasporti pubblici e accessibilità al traffico veicolare, come invece rappresentato nell'istanza. Sono inoltre presenti 4 svincoli della tangenziale. Per finire, l'ufficio è provvisto di parcheggio coperto per parte dei dipendenti e di fronte all'ingresso dello stesso vi è un parcheggio per l'utenza.
Per quanto concerne la locazione passiva dell'immobile ubicato in via Monte Donzelli 16, si fa presente che il contratto è stato stipulato in data 3 marzo 2003, con decorrenza dalla presa di consegna avvenuta in data 9 febbraio 2005. Gli dipendenti collocati non erano 40, ma circa 180. Negli ultimi anni, con l'attivazione delle direzioni provinciali, l'ufficio ha gradualmente ridotto l'organico. In ogni caso, la sede di via Monte Donzelli verrà rilasciata alla scadenza naturale del contratto a febbraio 2017, quando l'ufficio provinciale, ultimati i lavori, potrà essere allocato nella definitiva sede di via Diaz. Nel frattempo verrà avviata, previa verifica della disponibilità di immobili demaniali FIP di enti territoriali, una pubblica ricerca di mercato finalizzata al reperimento di una struttura dimensionata alle effettive necessità dell'ufficio territoriale di Napoli 2. Si rappresenta che il Comune di Napoli, in occasione della comunicazione riguardante il trasferimento in tale sede dell'ufficio provinciale territorio, è stato già informato circa l'esigenza di poter disporre di locali di proprietà comunale per poter allocare in futuro l'ufficio territoriale Napoli 2 a seguito del rilascio della sede di via Monte Donzelli. Nel corso degli anni sono state intraprese iniziative tese alla razionalizzazione degli spazi in uso. In primo luogo, in data 6 febbraio 2012, è stata espletata un'indagine di mercato finalizzata al reperimento di un immobile di dimensioni più adeguate da adibire a sede dell'ufficio territoriale di Napoli 2. L'unica proposta di locazione pervenuta, riferita ad un immobile sito in via Pigna, non è stata ritenuta idonea dalla commissione di valutazione appositamente costituita. Le proposte di razionalizzazione degli spazi, inoltrate alla proprietà dell'immobile, hanno avuto esito negativo in considerazione della difficoltà tecnico-logistica, della separazione degli ambienti e della onerosità degli interventi necessari alla sua realizzazione. L'Agenzia rappresenta infine che la realizzazione della complessiva attività di razionalizzazione avviata per la città di Napoli determinerà risparmi in termini di canoni di locazione di oltre 2 milioni di euro in seguito al rilascio delle sedi del centro direzionale di via De Gasperi, di via Monte Donzelli, di via Stefano Barbato e di via Sant'Arcangelo a Baiano, oltre alla riduzione dei relativi oneri di gestione, garantendo altresì un consistente efficientamento in termini organizzativi. Più in generale va poi messa in evidenza che l'Agenzia si sta da tempo impegnando per una sempre più massiccia e capillare diffusione dei servizi telematici, che in tempi brevi dovranno diventare l'unico canale di contatto per la maggior parte degli adempimenti fiscali. Ciò eviterà a contribuenti e professionisti la necessità di doversi recare fisicamente in ufficio con i connessi disagi. Proprio con riferimento agli uffici provinciali territorio, dal 1 giugno scorso le pratiche DOCFA e PREGEO, che costituiscono la stragrande maggioranza delle pratiche trattate dai predetti uffici, possono essere presentate solo per via telematica. Gli onorevoli interpellanti, inoltre, richiamando la sentenza 37 del 2015, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle norme di legge che consentivano di attribuire provvisoriamente incarichi dirigenziali a funzionari della terza area, chiedono poi se sia vero che a Napoli i predetti funzionari continuino ad occupare gli stessi uffici dirigenziali che occupavano da dirigenti e ad esplicare funzioni in carenza di legittimazione formale. A riguardo, l'Agenzia riferisce che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, tutti gli incarichi dirigenziali già attribuiti a funzionari sono stati revocati con effetto immediato e la direzione degli uffici è stata attribuita ad interim ai pochi dirigenti di ruolo tuttora in servizio. Per assicurare il regolare andamento degli uffici, in molti casi i dirigenti hanno dovuto conferire deleghe di firma ai funzionari, tra i quali anche quelli revocati dai precedenti incarichi dirigenziali, mantenendo però tutti i poteri di gestione dell'ufficio. Grazie, sottosegretario. Il deputato Pesco ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza. Prego, onorevole. Grazie, presidente. Diciamo che sono abbastanza insoddisfatto, ma non tanto per la risposta che ci ha dato il Ministro, quanto per il fatto che praticamente è confermato il fatto che aver scelto di inserire questo immobile in questo fondo immobili pubblici è praticamente stata una scelta sbagliata fin dall'inizio, perché se praticamente in meno di 10 anni lo Stato ha già ammortizzato il guadagno che ha avuto dalla vendita dalla cessione di questi immobili, praticamente ci fa capire come la cartolarizzazione degli immobili pubblici è stato un bluff fin dall'inizio e continua a essere così. Tra l'altro, Agenzia delle Entrate, ma anche Equitalia, sappiamo che la gestione degli spazi, ma anche del personale, ha veramente, secondo noi, riveste luci e ombre in ogni ambito. Per esempio, in Equitalia non possiamo non ricordare che solo da poco tempo è stato...